In breve. Internet e i social network condizionano la nostra quotidianità e ne sono sempre più parte integrante. Incidono sui rapporti umani e influenzano la trasmissione dei valori ai giovani. Questo è il risultato del seminario La comunicazione ai tempi della rete, che si è tenuto il 23 maggio a Palazzo Lascaris. Organizzato dalla Consulta Femminile Regionale e dal CAFT, ha visto la partecipazione di diversi relatori con professionalità ed esperienze in materia. Tra questi il giornalista Piero Bianucci, la psicologa Emanuela Giorgini, lo specialista in medicina dello sport Giuseppe Parodi e il sacerdote Don Luca Peiron. La Consulta Femminile Regionale del Piemonte ha pensato di organizzare questo convegno, questo incontro, che vuole essere una riflessione sulla comunicazione ai tempi del web, ma soprattutto di come comunicano, di come hanno accesso al web i bambini e i ragazzi. Si sa che già in età prescolare un'alta percentuale di bambini usa questi strumenti, magari meglio, oltre che all'insaputa, spesso dei genitori. Allora, per non demonizzarli, perché questo è il futuro, vogliamo far riflettere su benefici, probabili danni di questi mezzi. Sono veramente lieto oggi di rappresentare il Consiglio regionale. Consiglio regionale del Piemonte, che è all'avanguardia in tutti i mezzi web, Facebook, Twitter, eccetera, eccetera, per la comunicazione, specialmente con i giovani. I giovani oggi vivono quasi totalmente tramite Facebook, Twitter e simili. Con questo si aggiornano, entrano in comunicazione, si informano. Noi intendiamo fare il massimo perché proprio i giovani possano, attraverso questi mezzi, conoscere cosa facciamo, ma non solo, anche darci delle direttive prima che le decisioni siano prese.